Buonasera e benvenuti alla finalissima di Coppa di Lega, gli All Blacks, dopo un lungo cammino, dopo la vittoria straordinaria sugli Space Jam nella semifinale contro questi Lions. Lions sui quali si è veramente parlato molto, forse anche troppo, una squadra piena di pressioni che ha fallito, però questa Coppa di Lega può essere veramente l'occasione per riscattare una stagione fallimentare che comunque può ancora essere salvata clamorosamente all'ultima giornata per l'equilibrio di questa Serie A. Una buonasera da Peppe Di Giovanni e da... io, Manuel Busetta. Una telecronaca importante di una partita importante, perché qua queste due squadre si giocano veramente molto del loro presente e del loro futuro. All Blacks che potrebbero veramente aprire un ciclo con questa vittoria in Coppa di Lega, una squadra piena di qualità e di quantità per Caldara, il nuovo acquisto. Ci sono 16 gol in 5 partite, 13 in 4 di campionato, 3 contro gli Space Jam nella semifinale. Per i Lions ci sono 76 gol subiti in campionato, un trend negativo in fase difensiva, ma oggi penso che probabilmente i valori in campo non ci saranno. I Lions cercheranno di appianare questo gap con gli All Blacks. È un pronostico tuo, Manuel? Pare che la finale sia scontata con gli All Blacks tecnicamente superiori, però si sa che nelle finali può succedere veramente di tutto. Speriamo per lo spettacolo. Lo speriamo tutti, perché sappiamo che gli All Blacks sono superiori a questi Lions, ma nel calcio tutto può succedere. Oddio, ci aspettavamo qualcosa di più degli All Blacks, che loro hanno le capacità di offendere, ecco, subito l'avversario. Infatti allora prova subito a smentirti e il pallone messo in mezzo termina in rete. Ritiro tutto. L'ultimo tocco forse è di Corsale. Caldara non arriva su questo pallone, un gol veramente rocambolesco con il pallone che sorprende Marcello Di Bella per l'1-0 degli All Blacks. Copelli per Corsale, di nuovo copione noioso della finale. Manuel, pallone per Gianrusso, mamma mia, in girata e impegna Di Bella in forma, pallone ancora per Corsale che pensa al tiro e poi si ferma. Ancora Corsale, sbaglia il tocco e poi parte il controllo dei Lions con Termini, 1-2, il pallone dentro per Prano con il destro, Giacopelli la tiene, grande occasione per i Lions, firmata Alessio Prano. Marranca lo sfida, tocca per Prano, ancora Prano per Marranca, si muove Prano, poi Marranca in isolamento, calcia e Giuseppe respinge Gianrusso, anticipa Marzala, dentro per Caldara che si mangia un rigore in movimento, la mette sul cuore. Gianrusso, si muove Caldara, Gianrusso salta Prano, Marsala spazza via, la palla resta a Tarantino che tocca il primo pallone della partita, l'appoggia per Prano che salta Di Giuseppe, salta anche Gianrusso, mette a sedere Giacopelli e quando forse la giocata era più facile mette sul fondo. Infatti Tarantino qui appoggia per Marsala, destro deviato e Giacopelli allunga i tentacoli. Non so se hai visto questo abbraccio in stile All Blacks di rugby, Cosentino sul liscio di Marsala mette sul fondo e mette e spreca questa occasione per gli All Blacks. Marsala dovrà ringraziare qualche santo su questo attenzione, ha scelto male tempo, ma arranca troppo spazio Giacopelli. E Giacopelli mette in fallo laterale. Dormono i Lions, dormono anche gli All Blacks in fase difensiva. Dormono i Lions, ma è sveglissimo Giacopelli. Caldara, galvanizzato dentro come equipo. No, Marsala gli soffia il pallone 2-1. Tarantino col sinistro, Giacopelli ancora, Tarantino con il destro. Giacopelli è miracoloso, miracoloso. Un doppio intervento incredibile che vale un gol e salva il possibile pareggio dei Lions. Giacopelli tiene a... mamma mia, attenzione, attenzione. Sono tornati in Lions, ripartono gli All Blacks con Caldara, ampie falcate, salta Marsala e tira col sinistro, beccando il palo esterno. Grande occasione, tutta creata da Rico Caldara. Dalla sinistra può provare sicuramente un destro come Walter Marranca, che alla CR7 con gambe aperte, Marranca! Che gol bellissimo! Becca l'incrocio dei pali! Un gol meraviglioso del capitano dei Lions che rimette in carreggiata i suoi. Giacopelli l'ha presa tutte, ma questo missile di Marranca non l'ha visto proprio e quindi 1-1 meritatissimo dei Lions che da un po' di tempo, attenzione a Caldara. Corsale ancora sulla fascia, 1-1. I Lions giocano veramente bene adesso, meriterebbero dai punti anche il vantaggio a mio avviso. Tarantino salta Gianrusso e calcia, sfiorando il palo e mettendo sul fondo. Grande momento dei Lions, confusione totale per gli All Blacks. Tarantino in linea di fondo, Marranca gli viene incontro dentro per Termini che prova a girare ma non ha lo spazio e il tempo, perché Gianrusso è bravissimo a recuperare posizione e pallone mentre Scarpaci fischia la fine del primo tempo. Ancora Gianrusso
Caldara, spazi intasatissimi, Caldara al limite, bravo Di Bella a respingere ancora Caldara sulla palla vacante, termini di testa, Prano mette giù, ma Caldara torna, occhio perché adesso ha spazio Caldara e lo prova il destro incrociare, ah. E Di Bella ci mette il piedone che manda fuori causa anche Gianrusso che era lì, ma per un tapino. Su punizione ha intenzione nuovamente di calciare, calcia ancora Prano! In spaccata, colpisce il palo, è stirata quasi decisiva di Prano, palo clamoroso dei Lanz. Cerca di scaricare il sinistro, poi appoggia per Gianrusso, Gianrusso perde il tempo, poi ritrova il pallone, salta Marranca, Caldara col sinistro e Di Bella tocca sul palo, si è inventato un angolo Caldara, veramente fantastico, da fermo, grande gioco. Ha trovato un pertugio, quello giusto, ma il palo nega a lui la gioia del gol. Con il tocco di Di Bella che è stato decisivo. Occasionissima per Caldara. Che su tutti i palloni, allora Corsale, c'è la buona traccia di Gianrusso, scambiano i due, Corsale cicca, poi non riprova, ci credo. E colpisce una traversa clamorosa, statica la difesa di Lions che rivede gli spettri di tutta la stagione in questa circostanza, troppo spazio per Corsale che ha avuto il tempo di ciccare e di riprovare. Subito però chiuso da Prano, eccolo Prano, ehi, che parte in mezzo a due, Prano si muove Tarantino, eccolo la traccia esterna di Tarantino, 1-2, Rubio tocca, termini arriva, non ci e calcia sul fondo, gran momento per i Lions. Marranca sfida Rubio, Marranca 1-2 per il raddoppio di Caldara, Caldara gli porta via il pallone con la collaborazione di Rubio, sfida Marsala, cerca il destro, lo trova, ma calcia debolmente, occasionissimo per Caldara che ha tirato piano forse per la prima volta nella sua carriera. Marranca devia, c'è un muro lì dietro, Gianrusso al limite, calcia bene poi Caldara, e Di Bella vola alla grande sventando il destro di Vico Caldara. Non sapevo che all'interscuola ci fosse un portiere con le ali, Di Bella ce le ha, grandissima parata. Adesso potrebbe provare il destro, la chiesa dei Lions però è schierata, prova il sinistro, allora Gianrusso dentro per le corse che abbatte la muraglia dei Lions e porta in vantaggio gli All Blacks meritatamente per quanto prodotto in questo secondo tempo, perché Lions erano stati messi alle strette per 10 minuti buoni, ma alla fine gol meritato anche questo qua degli All Blacks, ma i Lions sicuramente ci provano subito con Tarantino con un sinistro che sfiora il palo, è stato deviato, una grandissima occasione per i Lions, ma che sono ancora vivi. Russo rientra sul destro, lo cerca, lo trova e non Di Bella con la traversa dopo la deviazione di Termini, subentra anche la deobendata per i Lions. Comunque davvero sono sfortunati gli All Blacks, perché questa partita se non fosse stato per Di Bella sarebbe finita 10-1, non so. Caldara ancora traversa clamorosa degli All Blacks. Non ci credo, nel primo non tempo ci i Lions credo. Avevano giocato meglio, ma adesso è un dominio degli All Blacks. Dentro per Marranca che cerca il movimento a rientrare sul destro, ancora per Marsala, poi Marranca è sgusciato, Marsala, Marranca lo cerca, contropiede che poteva essere con Caldara solo in tutta la metà campo, prova a saltare Di Bella e la palla gli resta lì con Di Bella che è bravissima a mettere in fallo laterale. Allora Gianrusso tutto da solo, Caldara non ci credo ancora, ragazzi, ancora Di Bella, Marsala si porta quasi al limite, poi non ha spazio, calma, calma. La soluzione più sbagliata, un passaggio nel nulla, 2-1, Marsala è stanco, Prano e Marranca anche, Caldara a campo, va via col sinistro, non ma Di Bella ancora lì, Prano contropiede Lions, Caldara gli sporca il pallone in fallo laterale, organizzando l'assalto finale Lions, ci vorrà secondo me anche Pietro Tarantino in campo per questo ultimo minuto scarso di anche gioco. Loro stanchissimi, Marranca prova a domesticare un pallone difficile, Gianrusso bene per Corsale, adesso gli All Blacks hanno l'occasione, ma Corsale perde scioccamente il pallone, l'attacco di Marsala che scambia con Marranca, ma poi si divora il gol del 2-2 calciando male e mettendo sul fondo. Che occasione che ha avuto Marsala, incredibile, però se, attenzione, Caldara, Caldara fino in fondo, Caldara attraversa linea, ci credo, è clamoroso quello che sta accadendo, Corsale non ci credo, guarda il calcio d'angolo, veramente pazzesco. Io penso che a fine partita un po' d'acqua la benedetta a Caldara ci vuole, Caldara davvero incredibile, incredibile, tiri in fotocopia, Marranca forse è l'ultimo assalto, Marranca scambio non riuscito con Marsala, Gianrusso, Di Bella ancora egoista, allora, Gianrusso Termini prova a tenerla, Termini cerca Prano, ultima azione della partita, Prano prova ad andare fino in fondo, Prano, Prano va via, Prano e calcia sul fondo incredibilmente, palla sporcata in calcio d'angolo, eccolo, si batte con Termini, cerca Marranca, poi Marsala, Marsala può provare il destro, allora Prano lascia sfilare, Termini, Marranca, Marranca sul gong, 2-2, si va ai rigori, è pazzesco quello che succede in questa finale, l'orgoglio del capitano, si va ai calci di rigore, man.
siamo ai calci di rigore, sta per partire Prano contro Giacobelli, incitato dalla torcida All Blacks. Prano contro Giacobelli, ha giocato una gran partita di sacrificio così come tutti i Lions. Anche lui è stato sfortunato, Prano, attenzione. Che Prano! Con il piede, una conclusione fiacca e centrale. Caldara versus Di Bello. Solita rincorsa lunghissima quando deve andare a calciare. Parte Caldara! Che stavolta calcia a basso! Perché aveva calciato a mezza altezza o alto per tutto il match. Eh sì, il gol del 1-0 questo calcio. Giusta freddezza. Ci prova Termini, è bravissimo, Termini a spiazzare Giacopelli. Adesso mentre c'è il capitano. Capitano Cosentino, molto sacrificio. Oggi parte il capitano. Calcia bene Cosentino. Sotto la traversa Di Bella, non arriva. Ottimo calcio di rigore di Cosentino. E adesso Marranca, un altro numero 10. Con Tarantino calcerà il calcio di rigore. Marranca come CR7, come era partito sulla punizione. Parte Marranca, bravissimo, bravissimo. Ha visto il movimento di Giacopelli e sigla. Parte Livigni. Tira sul secondo palo. L'avevo detto, Di Bella non ha potuto nulla su questo missile. Sempre un gol di vantaggio degli All Blacks. Marsala contro Giacopelli. Alto fuori! E Marsala! Palo incredibile! Se gli All Blacks segnano, sono loro i campioni della Coppa di Lega, i vincitori della Coppa di Lega. Anche le traverse si rendono protagoniste in questa lotteria del calcio di rigore. Adesso Corsale alla palla. Ma forse l'uomo più indicato. E si gara il gol della vittoria. Parte Corsale e Di Bella. Di Bella c'è. In questo momento rimanda il pronome del trionfo degli All Blacks. Veramente non finisce mai questa partita. Grande Di Bella, fondamentale questa parata. E adesso sarà proprio lui a battere l'ultimo calcio di rigore. Per un portiere come lui, grosse responsabilità, grossissime anzi. Aida! Di Bella contro Giacopelli. Parte Di Bella! Segna Di Bella! Altro match point per Gianrusso. Un rigore da attaccante trasformato, possimo dire. Ottimo Di Bella, già Termini esulta, ma attenzione a Gianrusso. Gianrusso segna. Alex vinco. Gianrusso! E gli All Blacks vincono la Coppa di Lega con il gol di Andrew Gianrusso al secondo match point. Una finale infinita nella quale i Lions escono veramente a testa più che alta, altissima. Una squadra ritrovata secondo me in questa finale. Questi Lions che veramente hanno giocato una gran partita. Onore però agli All Blacks che hanno battuto, hanno fatto forse meglio in semifinale che oggi, ma gli All Blacks erano praticamente predestinati per vincere questa Coppa. Una squadra che ha tanto futuro, ha tanto presente e si giocherà nei playoff scudetto la possibilità di trovare un double veramente incredibile. Una parola sui Lions. Lions, come già detto, veramente fantastici oggi. Io e non me ne vogliono gli All Blacks, però i Lions, per come era il pronostico di questa partita, hanno veramente giocato annullando tutti il gap, tutto il margine, tutto quello che c'era, tutto quello che si era detto sui Lions, che sembravano nettamente inferiori agli All Blacks. Invece hanno giocato una partita fantastica e forse avrebbero meritato per un finale più romanzesco, diciamo, la vittoria. Anche se gli All Blacks strameritano questo successo, nulla da recriminare. Gli All Blacks che, ripeto, potrebbero aprire un grande ciclo perché hanno veramente una squadra fantastica. La finale di Coppa di Lega si è conclusa con gli All Blacks che ottengono il loro primo trofeo, che metteranno sicuramente in banca, che adesso sono alle cerche della loro doppietta. E adesso ci aspettiamo un fine di campionato tutto da vedere, tutto da seguire. Sicuramente dei playoff pazzeschi dove ogni squadra può dire la sua. Sia in Serie A, sia in Serie B, che in Serie C. Direi. Ok Peppe, ti ringraziamo, ci vediamo alla prossima. Io ringrazio te, Manuel Busetto. Ciao ragazzi, alla prossima.